tutti! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Da come avete letto dal titolo, oggi Gloria si aprirà al mondo di YouTube. Dato che siamo in vena di confidenza, come sapete, cerco sempre di rendervi partecipi di quello che tratta la mia vita, insomma, oltre alle mie passioni, ho deciso di registrare questo video dove vi racconto le mie esperienze amorose passate fino appunto all'arrivo di Andrea, il mio attuale boyfriend da quasi 9 anni. Prima di iniziare vi ricordo di attivare la campanella se ancora non l'avete fatto e di iscrivervi al canale per supportarmi, ovviamente se siete nuove, entrare a far parte della Fair Family cliccando il bottone qua sotto iscriviti. Detto ciò, si può iniziare col chiacchierare. Mettetevi comode, prendetevi un po' di popcorn, del tè, qualsiasi cosa, insomma una barretta energetica se siete a dieta. Io mi sono fatta la lista di tutte le persone con la quale ho avuto una crush e barra storia d'amore, diciamo, ecco, o delusione. Inizierei dal principio, quindi quando Gloria era piccolina sono sempre stata una ragazza molto timida con l'altro sesso, molto timida. La mia prima crush era rivolta a un compagno di classe delle elementari di nome Luca. Dirò ovviamente solo i nomi, anche se mi metto un po' ansia questa cosa perché chi lo sa se guarderanno mai questo specifico video, perché si sentiranno presi in causa, quindi per curiosare guarderanno il video, spero tanto di no, non offendetevi. Luca era il più figo della classe quando appunto ero piccolina, mi piaceva un sacco di altre bambine, non mi sono mai rivolta a lui proprio per timidezza, come vi dicevo. Però c'era quest'altro ragazzo di nome Alessio che ci provava. Ci siamo sposati ovviamente alle elementari, questa cosa fa riderissimo perché la mia compagna amica Chiara ci aveva sposato nella sua cascina di casa sua, aveva obbligato entrambi alla fase del bacio, a baciarci con la lingua. Infatti fa: no, mi dovete baciare con la lingua. Tutta imbarazzata, ero lì che lo guardavo, lui si avvicina e ci baciamo con la lingua. È stato il mio primo bacio con la lingua, boh, non so quanti anni avevo, 7, 8. Tutto un po' offuscato questo ricordo, ma ricordo proprio il matrimonio, quindi sì, mi dispiace, Andrea, sono già sposata. Dopo questo bacio con la lingua, il mio primo bacio con la lingua, mi sentivo strana, violata, e avevo una vergogna assurda a dirlo a mia madre, tant'è che poi Alessio mi aveva lasciato il suo numero di casa, di telefono di casa, e quando è venuta a prendermi mia mamma a casa di questa mia amica, come è andata, tutto quanto, io tutto il tempo zitta in macchina nella pandina gli avevo detto a mia mamma: guarda mamma, ci siamo baciati con la lingua. Davvero? Quindi ero super super imbarazzata. Mia madre poi è sempre stata molto giovanile inside, no? Non è mai stata una di quelle mamme bacchettone, ovvio se facevo magari una cazzata me lo diceva, però sono sempre stata anche una bambina e una figlia molto rispettosa e con la testa sulle spalle e non tipo che volava. Ho fatto anche io le mie mattate, ma questa è un'altra storia, ve la racconterò in un video futuro se ovviamente volete sapere più su di me, perché essendo una puntata di Fair Facts ovviamente vi racconto i fatti miei. E ringrazio Martina Damex per questo hashtag, perché ho chiesto nella chat di gruppo: ragazzi, ma come posso chiamare questo nuovo tipo di video? E lei: oh, Fair Facts, sembra quasi la via di Fair Facts di Los Angeles. Quindi grazie Marti. Alessio non piaceva perché io ero innamorata di Luca, quindi non volevo più saperli di Alessio. Infatti il giorno dopo scuola non mi ha neanche rivolto la parola, mi aveva un po' scansato e si era messo insieme un'altra, quindi mi aveva tipo tradita perché oramai eravamo sposati, vabbè. Ho fatto diversi traslochi nella mia vita, anche questa è un'altra storia, vi racconterò. Cambiando casa nuova, amici nuovi. Non ho avuto nessuna crush dalle elementari fino alle elementari. Poi però mi sono ritrasferita adolescente, 14 anni, in piena crisi adolescenziale. La mia seconda crush, verso quest'altro ragazzo che era, poi ho scoperto che era l'ex della mia migliore amica, nel frangente in cui appunto io abitavo da un'altra parte. Lei era stata insieme a questo ragazzo. Quando gli dico: guarda, Sara, Lara è la mia migliore amica, Sara, mi sono innamorata, mi piace un sacco questo ragazzo di nome Andrea, tra l'altro. E mi dice: ah sai, lui era il mio ex, è un vero stronzo. Non è mai piaciuto, quindi dopo è successo che l'ho mollato, lui non l'ha presa bene, è arrivata sotto casa mia con delle rose, ma questa è la sua storia, non voglio spoilerare troppo dai cazzi suoi. Io ero cotta, lo volevo assolutamente frequentare, lo volevo conoscere, quindi ho deciso di parlargli. Uscivamo spesso in comitiva tutti quanti a Sesto, perché abitavo a Sesto Calende, ho abitato anche a Sesto Calende, e uscendo anche con questo ragazzo avevo modo di parlargli, e vi giuro, io non dimenticherò mai le farfalle nello stomaco che avevo quando mi avvicinavo a lui, quando lui era nei dintorni, gli sguardi che cercavo
nel vedere se c'era, se ci fosse, oh mio Dio, ero proprio una stupidina. Stando sempre appunto contenuta, perché io molto timida, guai a fare il primo passo, stai scherzando, però sono sempre stata molto alla mano, nel senso che come parlavo con le ragazze, parlavo anche con i ragazzi. Questa cosa l'ho sempre avuta perché cambiando molto spesso casa, ho fatto di me un carattere forte e sempre pronto a conoscere nuove persone. Questo è un bel pregio secondo me, perché mi aiuta a sconfiggere diversi paletti, no? Che magari tante persone invece si mettono nel conoscere nuove persone. Quante volte sto dicendo persone? Vabbè. Quindi da lì ho detto basta, no, devo parlargli. Vedo che lui ci stava nel chiacchierare, ho detto bene, bene, gli sto simpatica. E da lì mi aveva chiesto di uscire, tutta gasata. Oh mio Dio, mi ha chiesto di uscire. Sara, cosa devo fare adesso? Lei prende e mi dice: Gloria, stai attenta, a me questo ragazzo non piace. Però sapete, io se sono del leone, se mi impunto su una cosa la devo avere. Ricordo che mi aveva preso, forse ci eravamo incontrati in centro o era venuto a prendermi, non ricordo, perché poi aveva la moto da cross, quindi cioè un figo proprio bello e dannato, no? La sera stessa in cui siamo usciti c'erano i fuochi d'artificio e c'era anche la sua combriccola, che era diversa da quella da cui usciva di solito magari con me, Sara e altri, no? Mi sentivo un po' a disagio. Infatti lì ho conosciuto un'altra ragazza che è stata mia amica per un periodo, c'era tutta queste cabine murate, quindi stavamo tutti sdraiati a guardare i fuochi d'artificio. Io l'ansia veramente a mille, ricordo anche qui il cuore tututun, ho detto adesso che succede. Io non ho mai baciato, oltre al mio marito Alessio, non ho mai baciato nessuno. Questa è la mia prima cotta seria da adulta, da grande, perché ovviamente gli adolescenti si sentono già comunque cresciuti, no? E quindi pronti magari per una relazione, però non ne sapevo niente. Sono rimasta tutto il tempo sulle mie, non dicevo praticamente niente. A un certo punto, quando esplodono i fuochi d'artificio, me lo ritrovo incollato alla mia bocca con la mano tra i capelli e lì io sono tipo morta. Mi sentivo veramente quasi come in piccoli problemi di cuore. L'ho baciato. Non mi era piaciuto per niente il bacio, perché era il mio primo bacio serio, quindi non sapevo se mi piaceva e ho detto mio Dio, ma sono così i baci, cioè non, sembrava un frullatore. Non mi è piaciuto molto, le lingue facevano tipo così, che schifo. Mi sono rimasta un po' traumatizzata da questa cosa, però comunque continuava a piacermi. Mi porta a casa, lì mi ricordo che mi aveva portato a casa in moto. E infatti mamma non lo sapeva, il mio papà non lo sapeva, guai, no? Perché comunque non è una cosa da fare, no? C'hai 16 anni, 14 anni, 15 anni, quanti anni avevo? Boh, 15 anni? No, avevo 14-15 anni, sì, esatto. No, non devi andare in moto, cioè ti picchio, ti meno. Mi metto nel letto e inizio ad avere gli occhi a cuoricino, a sognare la serata, a rivivermi tutto quello che era successo. Scrivo a Sara: Sara, ci sono uscita, mi ha baciato, mio Dio, però non mi è piaciuto, ma è così il bacio. Questa è stata la serata, la prima serata seria che Gloria ha avuto. Il giorno dopo andiamo in questo bar dove uscivano tutti quanti, quindi anche lui. Non mi ha cagato tutto il tempo, stavano giocando a biliardo. Io entro con la Sara, sento tipo lui parlare con altre persone, ma non avevo il coraggio di avvicinarmi. Infatti io ho detto aspetto fuori, avevo troppa ansia, perché sai, il giorno dopo il bacio non mi ha scritto, non si fa vivo, perché fa lo stronzo. Sara dopo un po' esce e mi dice: guarda Gloria, ho sentito che alla fine aveva scommesso su di te. Io cosa? Lo odio, veramente lo ammazzo. Aveva scommesso su di te e ha vinto la scommessa con gli amici che ti avrebbe baciato. Mi sono sentita veramente il mondo crollare addosso, perché mi sono sentita proprio usata, presa per il culo ed ero delusa, perché era la mia prima vera crush. Mi sono sentita proprio delusa, usata, sfruttata. E non sentivo questa cosa da parte sua vera, perché alla fine me l'aveva confermato. Quindi io sono una bastarda. Avevo pensato a questo marchingegno per farlo sentire una merda. Sara, è ancora innamorato di te, si vede da come ti guarda, da come ti parla e da come questa cosa con me l'abbia presa proprio con leggerezza. E da qui potete prendere spunto, ragazze. Non era una vendetta chissà come, però ai tempi per me era una grandissima vendetta e mi sentivo... Io mi nascondo dietro al muretto, lo devi chiamare, gli devi dire di venire qua perché vuoi parlarli e fargli credere che ti vuoi rimettere con lui e parlargli male di me, per vedere cosa dice. Mando la chiamata, la bellissima Summer Card con le chiamate infinite. Mandiamo la chiamata, io mi nascondo dietro a tipo la casa con tutta l'edera, la roba, mi nascondo, lui arriva in moto e io vai nasconditi. Arriva, scende dalla moto, si toglie il casco e dice: ciao, allora. Io sentivo tutto e la Sara inizia: guarda, ti ho chiamato perché vorrei capire che cosa è successo, se sei innamorato di Gloria, perché sai, ci stavo ripensando. Sara top. Top. E lui dice: no, guarda, io l'ho presa solo per il culo, a me non me ne frega niente, ci ho fatto una scommessa e cioè a me piace ancora tu. Io prendo, esco. Ah sì?
Cioè, vi giuro, quello è stato tipo l'entrata trionfale. Ah sì? Questo diventa bianco, mi guarda, inizia a tremare e dice: no, scusa, io non volevo prenderti in giro, scusa. Gli faccio: comunque sei stato uno stronzo, ti dovresti solo vergognare. Sara pure glielo dice, prendiamo, giriamo i tacchi e ce ne andiamo lasciandolo lì come se fosse una merda. Mi aveva preso in giro con tutti i suoi amichetti del cavolo. Ho iniziato solo dopo qualche anno a salutarlo perché poi non gli rivolgevo più la parola. Le mie amiche avevano sempre questi inciuci, questi ragazzi. Sono sempre stata un po' puritana, vergognosa, però stata delusa. Una sera, no, la Sara si mette insieme a sto ragazzo e mi dice: Gloria, vuole farmi uscire con questo amico del suo ragazzo. No, sei uscita al buio. No, Sara, mi vergogno, non li conosco. No. Alla fine ci esco. Poi arrivano questi due ragazzi, me li presentano. Il ragazzo con il quale volevano farmi mettere mi faceva schifo, era veramente viscido, ambiguo, non mi piaceva. Mentre il ragazzo con quello di fianco, l'amico, quando mi ha stretto la mano sono tipo... Oh, mi sono sciolta, ragazzi. Bellissimo, stupendo, ci sono rimasta. Ho detto: sì, figurati se questo mi si incula. Tutta la sera questo qua ha comprato le rose dal tizio che vende le rose, me l'ha regalata, quello che non mi piaceva, no? Io tutto il tempo con la rosa in mano guardavo lui e lui magari facevo le battutine e questo mi rispondeva. Succede che la sera ci salutiamo, questi se ne vanno. Dopo un po' il ragazzo di Sara scrive a Sara: comunque al mio amico l'altro gli piace Gloria, voglio uscire con lei. Boom! Oh mio Dio, piace tanto anche a me! Ah, ti prego! Ho fangorlato un sacco. Quindi succede che ci fa uscire. Il giorno dopo usciamo, prima che arrivassero, eravamo in piazza. C'era quest'altro ragazzo e qua arriva l'uomo fragola che vi ho tanto parlato sulle live di Instagram e vi ho fatto ridere. Perché questo ragazzo si chiama ragazzo fragola? Primo perché non mi ricordo il suo nome e mi dice: Gloria, ti va di andare a fare una passeggiata? E io: no, devo aspettare un ragazzo. Dai, vieni, ti devo dire una cosa importante. Che iniziamo a camminare sulla Lea, quindi sul fiume di Sesto. Ci sediamo su una panchina al buio. Che cosa vuole? Guarda Gloria, tu mi piaci, non so come dirtelo, è un po' che te lo volevo dire, trovo il coraggio solo adesso. Ero veramente, non ero neanche emozionata perché non mi piaceva questo ragazzo. Anche qua mi giro, mi prende la faccia, mi infila la lingua in bocca. Ma che cavolo fai? L'ho staccato e mi faccio: ascolta, io sto per uscire con un ragazzo, non ti offendere ma non mi interessi. Sono sempre stata molto: oh mio Dio, no, non ti offendere. No, tranquilla, vi giuro, quel bacio sapeva di cicca alla fragola, perché aveva una cicca alla fragola e sapeva di fragola, ma schifoso, perché comunque non mi piaceva il ragazzo e quindi ho associato il sapore alla fragola a una cosa viscida. Tutti viscidi. E da lì si chiama ragazzo fragola. Mi riporta verso Sara, Sara mi guarda, io imbarazzatissimo. Oddio, adesso come glielo dico? Sara mi ha baciato. Cosa? Sara mi ha baciato. Cosa? Stai zitta, era dietro di noi, questo con la testa bassa, tipo un cane bastonato, se ne va via. Ciao Gloria, io ciao. E la Sara: cosa hai fatto? No, ma adesso devi scendere. No, vabbè Gloria, no, tutta gasata. Io: ma che Gloria, cosa? Mi ha preso la faccia, mi ha sbattuto la lingua in bocca, sapeva di fragola, che schifo. Io non ho mai fatto queste cose, cosa sta succedendo? E infatti, cosa sta succedendo, Gloria? I tuoi ormoni si stavano svegliando. Quindi arrivano questi ragazzi, io mi sentivo in colpa, perché per questo Davide, che era il ragazzo che mi piaceva, con il quale dovevo uscire la sera stessa, ero un po' in crisi perché ho detto: no, chissà adesso, cioè l'ho tradito, no? Mi sentivo di aver tradito questo ragazzo, ancora non ce l'ho uscita. Serata bellissima, in compagnia veramente ottima, abbiamo riso un sacco e poi ero tutto il tempo con gli occhi a cuoricino a guardarlo, a guardargli il sorriso, le braccia muscolose, il collo, tutto. E mi piaceva tantissimo. Lì abbiamo passato 2 settimane insieme, cioè era estate, quindi ci era venuto a prendere lui e il ragazzo di Sara in motorino. Vai Gloria, prima moto da cross e poi motorino dalle stelle alle stalle. Siamo andati in spiaggia, abbiamo fatto anche il pedalò, ci siamo divertiti tantissimo. E Sara mi ha ricordato una scena che io avevo rimosso. Mi ha detto che io ero tutto il tempo a farmi le paranoie sulla mia pancia, cosce. E ai tempi, ragazzi, io ve lo assicuro, ero super iper magra. Avevo una pancia piattissima, le cosce sottili. Mi facevo le seghe mentali, me l'ha ricordato Sara e ho detto: mamma che stupida che ero. È proprio l'adolescenza. Dopo quella giornata ci porta a casa, io ustionata, quindi tutto il tempo con l'ustione sulle cosce. I baci, cioè Gloria ci aveva dato dentro. Una sera ci siamo usciti di nuovo, ovviamente, perché ormai eravamo insieme. Siamo andati a casa di questo Davide, il mio Davide. Arriviamo e Sara, anche qua io ho rimosso questa scena perché, no dai, io sono puritana, cioè ma ti pare? Io, da premettere una cosa, non ho mai fatto niente oltre al bacio, fino ad Andrea, ve lo giuro, potete crederci o no, ma io sono sempre stata così timida nella vita. Sara mi ha detto che eravamo io sopra di lui a baciarlo sul divano e Sara e il suo tipo erano tipo sul tappeto, eravamo scambiati, non lo so.
e ci stavamo limonando duro. Questa scena l'ho rimossa e mi sento tipo sporca a pensare che a quell'età ero così. Oh mio Dio, Gloria! Il giorno del mio compleanno, poi ero andata in ferie, dovevamo rivederci e mi dice: guarda, mi spiace, credo che non dovremmo vederci più. Cioè tu me lo dici il giorno del mio compleanno? Mi stai mollando il giorno del mio compleanno? Che merda sei? Mi sono ritrasferita. Spostandomi al grafico c'era quest'altro ragazzo, biondo e occhi azzurri, della quarta quinta. Devo farmi vedere. Quando andavo a fare le fotocopie lo beccavo, andavo sempre nel piano inferiore per cercare di beccarlo. Mi ha cagata, non so per quale motivo sono riuscita a farmi cagare. Ha scambiato due o tre parole con me, alla fine mi dice: usciamo insieme, mi viene a prendere a scuola, cioè all'uscita. Eravamo andati a prendere qualcosa da bere in questo posto. E a un certo punto dice tipo: andiamo a farci un giro in sto parco, non mi ricordo se eravamo andati a fare una passeggiata in un parco. E poi dice: ti va di venire a casa mia? E io: ok, ok. Già dentro di me iniziavo a pensare un sacco di cose, tipo: cosa vuole fare? Perché? Oh mio Dio, io oltre al bacio non vado, che cosa si aspetta che io faccia? No, 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 ti conosco da un giorno, no. Che cosa ti aspetti, ragazzo, da moi? Casa sua, casa buia, molto buia, c'era una casa dei suoi genitori e pure sua sorella, mi pare che avesse una sorella, boh. Mi presenta i genitori che erano, tipo, boh, non lo so, quasi disturbati dalla mia presenza. Infatti da lì ho capito forse che portava troppe ragazze a casa, non mi era piaciuta questa situazione. Ah, guarda, io ho il letto per terra, vieni, vieni, sediamoci sul letto. Mi siedo sulla poltrona e mi dice: no, ma vieni qua vicino a me. E io: ok. E inizia a baciarmi, quindi è stato il nostro primo bacio, no? E io imbarazzatissima, non lo so, lo vedevo troppo maturo rispetto a me, uno che aveva sicuramente già avuto tante esperienze. Mi era piaciuto il modo in cui aveva affrontato la situazione, cioè: mi vedi che sono timida? Ragazzi, se vedete una tipa timida non forzatela, capito? Perché fate l'effetto contrario. Infatti mi aveva fatto schifo perché stava andando oltre, mi aveva messo mani dove non doveva mettere, tipo sul culo, sui fianchi, stava entrando nel pantalone, io no, gli ho tolto la mano. Mi sono staccata e gli faccio: no, non, mi dispiace, non faccio queste cose. Lui ci è rimasto talmente male che mi fa: ok, ti porto a casa. Scusa? Cioè, ok, ti porto a casa. Ragazzo, ma per che cavolo mi avevi preso? Non ci siamo mai più parlati, mai più visti. Tra l'altro non l'ho neanche più beccato a scuola. Meno male, perché sennò sai che imbarazzo. Da lì ho alzato un muro con i ragazzi, perché ho detto: ma che cavolo è? Sono tutti idioti, tutti coglioni. Ho iniziato a frequentare gente diversa. Da lì ho conosciuto una persona che frequentava mio fratello e mia cognata e tutta la cricca, insomma, che usciva con me, mio fratello, mia cognata, insomma. E c'era questo ragazzo che era veramente preso da me. Ma perché io, come vi ho detto, sono sempre stata una ragazza che parla con tutti, cioè al di là che tu abbia il mattarello o la patatina, cioè nel senso non mi interessa, sei un essere umano, ti rivolgo la parola, non vuol dire che se parlo con un ragazzo come parlo con una ragazza ci sto provando. Si era imbaghito di me, poi evidentemente anche lui pensava che io ci stessi, perché comunque scherzavo molto. E ci provava, diceva a mio fratello, diceva a mia cognata: a me piace Gloria, ci voglio uscire, ma perché non mi caga, bla bla bla. Io però lo vedevo come il classico amicone un po' sfigatello. Spero che tu non stia guardando questo video, ma ti vedevo così, non mi piaceva. Tant'è che mi hanno talmente fatto tutti quanti una capa tanta: dai, ma dagli una chance mia cognata, dai, dagli una chance, ci sono uscita, ci sono state insieme due giorni. Non mi piaceva, era bavosissimo quando baciava, non mi piaceva. Spero tu abbia cambiato modo di baciare, spero di non offendere nessuno. Non usate troppa saliva, fa schifo. Ho conosciuto un altro ragazzo di nome Diego, un brasiliano, ce lo presenta un'altra mia amica che era poi imparentato col suo ragazzo. Ciao, chi è questo? Piacere, no? Bello, bel ragazzo, poi brasiliano, calciatore. E dai, Gloria! Tutte le ragazzette che uscivano con me ai tempi erano tutte invaghite di lui, perché comunque era un nuovo manzo nella città, capito? E i manzi li dobbiamo domare. Inizia a uscire tutti i giorni. Inizia a venire tutti i giorni nella nostra città, nel nostro paese. Chiamarlo città è troppo. E anche questo ho percepito che ci stava provando con me. E io dico: ma sono un UCES, com'è possibile? Evidentemente questa cosa di parlare senza filtri, cioè senza problemi, senza muri, ha spinto i ragazzi a provarci. Non lo so, è diventato un po' troppo prolisso. Tutte le volte che parlava diceva sempre la stessa frase, ossia: brillante. Io sono un ragazzo brillante, ma sei brillante. E tipo io adesso che dico sempre: oh raga, dopo un po' mi ero tuca. Mi ci metto insieme, poi lui aveva la macchina, quindi era il mio primo ragazzo con la macchina. Mi ha portato anche a casa dei suoi a conoscerli, non ci ha mai provato, mi ha sempre solo baciato. Ci siamo sempre solo baciati, su questo mi è sempre piaciuto perché non si è mai spinto oltre. Il problema è che, ok, hai sempre rispettato la mia persona. Arriva la sera di Natale, io avevo preparato un regalo per lui e lui mi aveva detto che aveva un regalo per me che mi doveva dare la sera stessa. Non arriva
arriva a casa della nostra amica, avevamo organizzato una serata. Non arriva, gli scrivo, non mi risponde. L'amica che me l'aveva presentato mi dice: guarda Gloria, io e Mirko, il suo appunto ragazzo e parente di questo Diego, mi dice: io e Mirko ti dobbiamo dire una cosa. E io: che cosa? Seconda inculata, purtroppo Diego ti ha tradita. Ok, non so perché non ci sono rimasta malissimissimo. Andavamo, poi era un periodo in cui andavo sempre a ballare, ero più cresciutella, andavo a ballare, frequentavamo insieme la discoteca, vedevo che ci provava un po' con tutte le ragazze e avevo capito che tipo era. Ah, quando me l'hanno detto io ero più incazzata per la fiducia che avevo dato a questa mia amica, che ai tempi era la mia migliore amica, dopo Sara ovviamente. Mi ha tradito con la mia migliore amica. Volevo parlarle, dirle: che cazzo hai fatto, come ti sei permessa, bella amica di merda. Volevo insultarla, volevo chiederle spiegazioni, volevo sapere perché mi avesse fatto una cosa del genere. Mi sono fiondata tipo a casa di questa ragazza, ricordo che non ci sono arrivata perché poi lui è arrivato in macchina, io avevo il suo regalo, gliel'ho lanciato in macchina, gli ho detto: non ti voglio più vedere. Lui mi ha preso e mi ha dato il suo pacchetto, erano degli orecchini, e mi dice: Glo, davvero mi dispiace. Cioè, non so che dirti, oh, sai, sono tipo brillante. Sai dove puoi metterti la tua brillantezza? L'ho mandato a cagare. Ah, me ne sono dimenticata uno. Succede che, appunto, è venuto dopo questo ragazzo. Andavo al grafico, però prendevo lo stesso treno che prendevano quelli che andavano all'artistico. C'era sto ragazzo del mio stesso paese che mi piaceva, quindi: Diego, ciao, è stato bello. No, non è stato bello, scherzavo. Anche questo biondo, occhi chiari, bla 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 bla, ma troppo sulle sue, cioè, bello... sbloccati. Vedo che rispondeva monosillabi, ho detto: boh, o è timido o non gli interesso. Alla fine io, tan 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 tan, cocciuta, scopro il suo numero, gli scrivo, mi scrive, ci incontriamo, usciamo una sera, andiamo alle collinette. Ricordo che anche qui ci siamo baciati su una panchina, ma lui si era staccato subito. Io non so le sue vecchie storie, forse era rimasto scottato da una vecchia situazione, non lo so. Cioè, sembrava quasi che io avessi violato questo ragazzo nel baciarlo, non lo so, l'avevo baciato di merda, evidentemente non gli piacevo. E lo sfanculo e gli dico: basta, sai che c'è, non ti posso star dietro. Erano mesi che cercavo di stargli dietro, fargli capire che mi piaceva. Frequento questo bar, incontro Andrea. Andrea mi incontra, anzi, stavo fumando una sigaretta fuori dal bar, arriva e mi dice: oh, ciao, ma tu hai frequentato il grafico? Io ero rappresentante di istituto. Ah, ciao, piacere, Gloria, piacere, Andrea. Andrea chiacchiera, entra dentro, io rimango tipo così: ma chi è? E la mia amica: ah, è Andrea Zetto. Io: chi? Zetto. Ah, Zetto nasale, che cognome è? No, è il soprannome. Allora entro, lo guardo, gli faccio tutti sulla spalla, lui si gira, stava parlando col suo amico, quindi ero anche imbarazzata, no? Però ho detto: sai che c'è, fanculo. Gli faccio: ah, Zetto nasale. Lui mi guarda con la sua solita faccia seria, sta ridendo ma vuole fare il figo. Ricordo che poi da lì abbiamo iniziato a farci tipo le battutine. Giocavamo a freccette, arrivava lui, mi rubava il posto e mi arrabbiavo. Poi ero più grande, appunto, ho già fatto 18 anni. Mi offriva le birre, io a tempi ero fissata con la DAF. Tutte le sere ci incontravamo lì, tant'è che mi è entrato in testa e nel cuore. Una sera era il compleanno della mia amica Elena. Ciao Elena. E non vedevo l'ora di andare a vedere il suo compleanno, ma non per lei, perché non vedevo l'ora di andare al bar per vedere se Andrea era arrivato. Ora mi sentivo una deficiente perché la gente vedeva che io ero lì per lui, cioè ero proprio da sola, senza amiche. Arriva con la gamba tutta tatuata in celofanata e tipo non mi caga. Dopo un po' vede che io comunque ero lì da sola, inizia a parlarmi, mi fa vedere il suo iPhone, che ai tempi era il primo iPhone. Arrivano anche le mie amiche dentro di me: no, che palle, cioè, ma non potete andarvene, sto cercando di parlare con Andrea. Chiacchierando con Andrea, da lì è nato tipo un sentimento. Una sera le mie amiche poi se ne vanno a casa, io rimango lì fino a tardi, il bar chiudeva tipo alle 2, così ci scambiamo il nostro primo bacio. Che bello! Andrea, ti ricordi? Ci siamo baciati di fianco a delle macchinette. Il giorno dopo mi fa: domani ti va di uscire con me, ti vengo a prendere. Io: oh, sì, va bene. C'è stata fin da subito una confidenza e sono stata subito me stessa con lui, perché ho subito fatto la cogliona quale sono. Sarebbe da sentire anche un po' Andrea cosa ne pensa, però a me mi ha sempre detto che gli sono piaciuta fin da subito perché ero sempre allegra, ero l'unica allegra, simpatica, bella, figa, sempre detto questo. Grazie amore, mi ha alzato l'autostima. Mi viene a prendere, porta a casa sua a vedere un film, abbiamo guardato quello sui vampiri e sui licantropi, non mi ricordo mai il nome, e per tutto il tempo abbiamo guardato il film e ci siamo poi baciati a tipo metà film così, ed è stato molto carino perché è stato veramente rispettoso. Era maturo, è maturo, è sempre stato maturo. Infatti è più grande di me di 6 anni Andrea, però comunque è sempre stato maturo. Da giovane ha detto che era una testa di cavolo, però vabbè, so, ragazzi, maturano dopo. Ci siamo messi insieme il 21 giugno, passati la bellezza di quasi 9 anni, 8 anni che conviviamo, siamo andati a convivere dopo un anno.
ragazzo ha aspettato un anno. Il ragazzo, quello che sta sopra, ha aspettato un anno. Ha rispettato la mia verginità, ha aspettato i miei tempi, anche fin troppo. Avevo una paura assurda e forse ve lo racconterò appunto poi come è stata la mia prima volta. Fatemi sapere che video volete, io ve li registro, perché sennò qua andiamo avanti un'eternità. Comunque queste sono state le mie esperienze amorose, le mie situazioni, le mie crush. E spero di avervi comunque tenuto compagnia. Fatemi sapere nei commenti, ovviamente, se questo video vi è piaciuto, di fare un bel like nei commenti, quali sono state le vostre esperienze e raccontatemi insomma se anche voi siete come me o siete un altro tipo di persona, magari un po' più con meno segmentali come la sottoscritta. E niente, io vi ringrazio tanto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ehi, la Gloria del futuro vi ricorda che mi sono dimenticata una parte, ossia che il ragazzo che appunto avevo conosciuto sul treno, che non mi si inculava e avevo smollato prima di Andrea, mi ha scritto poi, appena scoperto che mi sono messa con Andrea: ah, ti sei messa con quello? Beh, mi dispiace, io volevo provarci con te. Ah, adesso ti svegli? Vabbè, comunque ve lo volevo dire, ciao!